70 meccanici sono in piazza, con iniziative decise sostanzialmente in tutta l'Italia, che verranno fatte oggi, domani e dopodomani. Domani saremo anche a Roma a manifestare davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, perché abbiamo qualcosa da dire anche a lui, perché abbiamo grossi problemi per quanto riguarda anche realtà in cui la proprietà è sostanzialmente pubblica, mi riferisco a Finmeccanica e ad altre, e poi andremo a manifestare davanti al Parlamento perché riteniamo che la modifica, la proposta che è stata approvata in Parlamento, nel primo ramo del Parlamento, per quanto riguarda il mercato del lavoro, sia una proposta, almeno per quanto riguarda i metalmeccanici, che non va assolutamente bene. È una proposta che non è un disegno di legge, una legge, perché ormai è diventata legge, almeno è stata approvata in un ramo del Parlamento, che se non viene modificata non riduce la precarietà, perché sostanzialmente non viene intaccato nessuno dei contratti precari, di quei contratti che hanno creato la precarietà in questi anni. Non è una riforma per i giovani, perché non dà nulla ai giovani, non crea gli ammortizzatori sociali di cui avremmo bisogno, perché la crisi continua a essere pesante e a mordere parecchio anche a Bergamo. Non fa nulla per quanto riguarda il mantenere il manufatturiero, almeno il manufatturiero di eccellenza in Italia, perché non c'è nessun intervento, e la cosa ancora più grave è che non modifica quello che è l'impianto messo in piedi da Berlusconi per quanto riguarda l'articolo 8, un articolo 8 che distrugge i contratti nazionali, perché sostanzialmente dà la possibilità a livello aziendale di modificare in peggio le leggi dello Stato. E l'ultima cosa, che non l'ho lasciata per ultima, no, perché la meno grave, è la questione dell'articolo 18. Spacchettando l'articolo 18 si crea una situazione per cui il reintegro di fronte al licenziamento senza giusta causa, che era garantito dalla legge, dallo statuto dei lavoratori, che è stato conquistato dalle lotte dei lavoratori, spacchettando le casuali, il risultato è che in molti casi, poi tecnicamente poi vedremo come verranno sviluppati, però in moltissimi casi non ci sarà più il diritto al reintegro del lavoratore licenziato senza giusta causa. Questo fa perdere l'effetto di deterrenza che in questi anni ha impedito alle aziende di licenziare i lavoratori, magari anche solo perché la pensavano diversamente dal padrone, o potevano, o vantavano dei diritti, o addirittura rappresentavano dei diritti degli altri colleghi. Quindi questo sia una cosa molto grave. Noi chiediamo che nell'altro ramo del Parlamento venga modificata questa legge e venga riportato l'articolo 18 a garanzia dei licenziamenti senza giusta causa, che sono una tutela di cui non possiamo privarci, perché specialmente in questo momento di crisi le aziende approfitteranno per magari fare qualche appurazione all'interno delle aziende.